3-1 con questa Viribus ultima in classifica. Viene da dire che forse abbiamo sopravvalutato troppo gli avversari. No, assolutamente no, siamo stati grandissimi nei primi 20 minuti. Noi dobbiamo avere massima umiltà. La Viribus sicuramente non è la squadra che retrocederà. Questo qui è segnato. Può fare anche le auto probabilmente, non so se si salverà. Non sarà sicuramente una delle ultime due. Noi facciamo le cose e le facciamo per bene. Poi è chiaro, adesso è semplice per tutti quanti, però probabilmente molti di voi adesso sarebbero stati pronti a dire i ragazzi hanno sottovalutato l'avversario, e invece non è stato così. Siamo secondi in classifica, la Libero ha pareggiato, vero? Quindi siete tutti quanti contenti. Noi invece siamo contenti perché abbiamo vinto, solo per questo. E perché abbiamo fatto una grande partita e perché i ragazzi hanno nella testa, hanno avuto tutto il lavoro della settimana, nelle gambe tutto il lavoro della settimana. Queste sono le partite che per tutti gli altri significa tranne la squadra, che sono facili, però nel momento in cui non le vinci tutti ti danno conto, perché ormai siamo la squadra grande, perché ormai dobbiamo vincere sempre, quindi di conseguenza invece io dico che quello che abbiamo fatto in settimana è stato giusto, corretto, perché abbiamo vinto e perché abbiamo preparato la partita come doveva essere preparata, come una provinciale, quella che è la Rossanese, contro una squadra che era in difficoltà di classifica, però aveva rinnovato l'organico. Quindi sicuramente io penso che i primi 20 minuti sono stati fantastici, quindi poi è chiaro, ci sta il calo, il gol preso, abbiamo rischiato, poi alla fine insomma, dopo l'espulsione la partita diciamo, si è messa un pochettino troppo in salita per loro, e quindi non abbiamo comunque poi legittimato, mi spiace solo che non abbia segnato Regno Aduzzo, perché tutti noi volevamo che lo segnasse, perché fa un grandissimo lavoro per la squadra, è un grandissimo attaccante. Magari Vincenzo avrebbe potuto cedere un gol, penso che lo avrebbe fatto volentieri, però penso che poi alla fine insomma segnerà la prossima gara, speriamo, gol decisivo. Mister, c'è qualcosa di importante allo stesso tempo bello in questo campionato. Sono in vetta alla classifica due neopromosse, due squadre che comunque sono partite probabilmente per la salvezza e che oggi si stanno giocando qualcosa che probabilmente in questa stagione non ci credevano nemmeno i diretti interessati. Sintomo che probabilmente questo calcio sta cambiando. Sì, ci sono sempre state queste sorprese, però ultimamente è vero, effettivamente i grossi nomi lo devono dimostrare sempre ogni partita di essere grossi nomi sul campo. Non so se il finale 3-0 Milazzo Avellino è un risultato importantissimo. Penso che poi alla fine il Milazzo più che la Rossanese sta legittimando questo primato in classifica e si sta ancora staccando, quindi di conseguenza sicuramente siamo delle squadre al momento, insieme a quelle del Trapani, migliori del campionato, però è ancora lungo, per il momento ci godiamo questa vittoria bellissima e siamo contentissimi e pensiamo che martedì ci dobbiamo ritrovare al nostro centro sportivo per fare le altre. Guarda, pubblico che ancora oggi, almeno per quanto riguarda la brigata Pizzantini, in effetti siamo contentissimi di questo, perché contro la squadra che è ultima in classifica, avere questo sostegno dal riscaldamento fino a fine partita è bellissimo. Quindi di conseguenza queste vittorie sono vittorie che comunque condividiamo con tutto il pubblico, ma in modo particolare con la brigata bizantina, perché ripeto non sono quei tifosi, quel pubblico che ti aiutano soltanto quando tutto è bello, quando facciamo cose bellissime, ma anche quando siamo in difficoltà. Io penso che comunque questa è una componente che almeno nel nostro girone tutti ci invidiano. Perfetto, grazie mister Costantino. Venerdì giornata sicuramente insieme a Cipriano siete i due giocatori un pochettino simbolo anche di questa squadra, insieme a tutti quanti gli altri. Aver segnato, Vince, è una soddisfazione grande, sia per te che ritorni al gol in questa stagione, e comunque anche una dedica particolare ai tifosi. Grazie, sono contento per i gol, ma soprattutto sono contento per il risultato. Per noi era fondamentale arrivare a quota 30. E, sì, i tifosi sono quelli che domenica ci danno la forza, fanno sì che noi diamo il 110% e noi siamo molto molto felici di tutto questo.
E vorrei ricordare che settimana scorsa 10-12 di loro sono fatti 1000 km per venirci a seguire a Manzano, quindi questo è segno di grande attaccamento verso questa maglia, verso questa città. Civismo rossenese, avete preparato benissimo le gare contro le prime della classe, state preparando altrettanto bene le gare con l'ultima della classe, questo che cosa significa? Questo significa che noi lavoriamo bene in settimana, dal martedì al sabato mattina lavoriamo molto bene, curiamo ogni minimo particolare, già dal martedì noi abbiamo già le formazioni delle squadre avversarie attaccate nello spogliatoio, già ci facciamo un'idea più o meno di come possono giocare le squadre avversarie. Perché noi comunque rispettiamo tutti, dalla prima all'ultima, però noi comunque giochiamo sempre con la stessa, dobbiamo cercare di giocare sempre con la stessa intensità e dobbiamo seguire alla lettera quello che ci dice il mister, perché è l'unico modo, è l'unica via per arrivare a 44 punti che attualmente sono quelli fondamentali per arrivare alla salvezza. Perfetto. Dice, due gol comunque sono una bella soddisfazione, insomma, per il centrocampista fare le reti in una partita, insomma, no, di certo non capita tutti i giorni, tu ci sei riuscito, ne hai fatti due meravigliosi, parabole spettacolari sulla punizione e poi questo stop di petto al volo e conclusione nel set per esecuzione perfetta. Realisticamente parlando. Sì, sulle punizioni guarda ti posso dire che durante la settimana con Renato Mancini ci fermiamo, ci anticipiamo spesso l'allenamento, io e lui e calciamo anche un quarto d'ora, 20 minuti di seguito, quindi calciare di seguito e provare sempre le stesse parabole, alla fine è inutile che ci prendiamo in giro. Per il secondo gol là è stata una cosa istintiva, cioè ho stoppato il pallone, me lo sono alzato col destro per portarlo sul sinistro e ho calciato il volo, poi la palla è andata là, sicuramente non la volevo mettere là, però per me è andata lì ed è una cosa buona non solo per me, ma, ripeto, soprattutto per l'intera squadra e per i tifosi. Però io ci terrei a una cosa fondamentale, a parte i tifosi che per noi sono parte fondamentale di questa città, di questo gruppo. Io credo che i ragazzi che vadano in panchina, i ragazzi che vadano in tribuna domenica, sono delle persone eccezionali e io mi metto nelle loro panne, perché non è facile, andare né in panchina e né in tribuna. Quindi almeno uno dei due gol lo voglio dedicare a loro, perché sono ragazzi che si allenano seriamente tutta una settimana e sono dei ragazzi che danno sempre il 100% tutta la settimana.